Attenzione perché la Juventus torna sotto inchiesta, torna sotto accusa, ma dove prenderanno tutto il materiale per accusare continuamente, sempre di cose nuove, la vecchia signora di nuovi reati e illeciti sportivi? Oggi ve lo vado a svelare, quindi state attenti, inchiodatevi alle poltrone, mettete un bel like, condividete questo video come mai prima in tutti i vostri social, Instagram, Facebook. Fate come volete, fate girare questo video perché adesso vi vado a spiegare, anzi, vi vado a far sentire da dove prendono, hanno preso all'era di Calciopoli e continuano a prendere adesso il materiale accusatorio nei confronti della Juventus. Prima di partire con l'audio assolutamente incredibile di questo video, un enorme ringraziamento a tutti voi per il supporto che mi date continuamente, soprattutto perché condividete e commentate, che è cosa molto, molto importante, ancor più dell'iscrizione. La condivisione è fondamentale perché dobbiamo fare girare le informazioni, anche se sono vecchie, diventano attuali, perché quello che sta succedendo è la storia che si ripete. Se ancora non siete iscritti al canale, prima di iscrivervi, come dico sempre in ogni mio video, prendetevi il vostro tempo. Guardatevi qualche video. Se i contenuti che porto vi piacciono, allora vi iscrivete, dopodiché attivate la campanellina perché è molto importante, vi arriveranno le notifiche per quanto riguarda i nuovi contenuti live e video che farò nel canale. Detto questo, un ringraziamento di cuore a chi di voi condividerà ancora prima di andare ad ascoltare questo controinterrogatorio del colonnello Auricchio che puzza più del formaggio. Grazie a voi per chi condividerà questo video, un bel like. Il commento, tanto ve lo chiederò di nuovo a fine video. Comunque, ascoltiamo le parole perché hanno del agghiacciante, come avrebbe detto Antonio Conte. Sentiamo. Nelle udienze precedenti aveva parlato, ora non le so dire di specifico, se vuole prendo le trascrizioni, glielo dico comunque, di ammonizioni che non c'erano e di gol in fuorigioco, cioè di diciamo infrazioni regolamentari. Conferma questo dato oppure il risultato del campo per voi è assolutamente ininfluente? Quello che mi ha detto non a me, a tutti l'altra volta, è stata una valutazione da sportivo e non investigativa. Però fa La riferimento. domanda è, ha parlato di genericamente, ora non me lo ricordo in quale partita, di ammonizioni che non c'erano, gol in fuorigioco. Ascoltate bene perché sono molto importanti le parole. Questo adesso era l'avvocato che controinterrogava il colonnello Ricchio. Adesso arriva la risposta del Eccolo qui i colonnello. È lì che risultati della fa ricerca. Che discutere. vuol dire entrare nel tecnico, nella decisione. La prego, non ho mai detto ammonizioni che non c'erano, mi sembra veramente. Ho detto una cosa diversa. Per esempio, Abbiamo su raccolto Senapino. del materiale, credo che forse lei faccia riferimento a No, questo, l'altra volta. e c'erano delle conversazioni non in relazione ad No, ammonizioni che non non c'erano, parlando. ma ad ammonizioni che ci sono state la volta prima per la volta successiva. Ora non sto parlando di telefonate, di intercettazioni, sto parlando di una cosa alla quale, di domande alle quali io mi opposi perché ritenevo che le facessero esprimere una valutazione e il primo a essere in difficoltà a rispondere a una domanda di questo tipo è lei, cioè chiaramente. Praticamente l'avvocato cerca di fare una domanda alla quale già il colonnello Ricchi aveva risposto precedentemente, ma era molto in difficoltà perché naturalmente dover ripetere la risposta quando uno non si ricorda le fregnacce che dice è molto molto difficile. Tanto che lui va addirittura a parlare del fatto delle ammonizioni che avrebbe preso lui in considerazione di partite precedenti che poi, per esempio, un Milan Empoli prende un'ammonizione a un giocatore del Milan. Dopo magari c'è la partita della Juventus, quella lì era una munizione pilotata, secondo loro. Questo è stato uno dei motivi che ha creato l'accusa di illecito strutturale. Ricordiamo, la Juventus è stata mandata in Serie B per illecito strutturale, una struttura illecita creata da Luciano Moggi. Continuiamo perché il colonnello Ricchio ci farà divertire. Però, siccome la domanda è stata ammessa e la mia opposizione è stata rigettata, ormai ci siamo e quindi ha parlato di gol in evidente fuorigioco. Sento dire per esempio Siena Milan, l'ha detto lei l'altra volta. Quando dice gol in evidente fuorigioco, da che cosa. Quando anche nelle volte successive, lei forse lo ricorderà bene,
quando abbiamo citato aspetti di ordine tecnico abbiamo semplicemente fatto riferimento ai tabellini sportivi. Quindi quando lei nella mia trascrizione vedrà che ci siamo allungati sul gol in fuorigioco è perché abbiamo fatto riferimento al tabellino della cronaca, così come gentilmente l'avvocato del signor Foti mi ha fatto leggere tabellini acquisiti dove? Nell'informativa, se lei vede, ogni partita ha due, tre riferimenti di cronaca dei giornali, voglio dire, non abbiamo preso la cronaca di Firenze, ma la Nazione, abbiamo preso Gazzetta, Corriere, tutto. Andiamo nel caso specifico. Quando uno dice che lo sport no. Quando uno dice che un gol è in evidente fuorigioco, le chiedo. Sì, no, ecco, questo volevo dire. Ho fatto riferimento al contenuto di, ecco, la partita, neanche a farla apposta, Roma-Juventus, abbiamo letto il contenuto dove c'era il primo, il rigore che era un fallo fuori area. Manca a farla apposta. Il tabellino, il gol in fuorigioco. Ma semplicemente non mi sono mai permesso, né chiaramente con tante presenze illustri, non è che posso fare il dato tecnico, abbiamo gli altri. Quindi non so se è stato abbastanza chiaro. Il materiale accusatorio nei confronti della Juventus viene preso esattamente né più e né meno che dalle giornate, dalle testate giornalistiche, dalle testate di cazzo, volevo dire, scusate il francesismo, però. Quando ci vuole, dalle testate giornalistiche, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport. Poi sì, come si dice, chiede scusa, torna indietro perché Gazzetta dello Sport non lo prendono in considerazione. Ma è assurdo. Io lo so che molti di voi lo sanno, ma tantissimi di voi queste cose non ne conoscono nemmeno l'esistenza. La Juventus è sempre stata accusata in primis dai media, dai giornali che fanno i titoloni e poi dopo dai PM che aprono le inchieste. È sempre stato così e lo è ancora ora. Ce lo dimostra l'inchiesta bis portata avanti adesso da Chinè. Tra l'altro, mi scuso, non era Chinè quello che disse odio la Juventus, era Santoriello. Lo so benissimo, feci pure un video. Scusate il lapsus freudiano. Mi sono confuso, ma tra Sandulli, Santoriello, Chinè, Gravina e Ceferin, non so chi dei 5 e 6 è più anti-juventino tra questi, quindi si può tranquillamente in questo caso fare di tutta l'erba un fascio. Detto questo, chiedo scusa a chi si è sentito colpito nel sentimento perché ho fatto questo lapsus, ci può stare, perché praticamente i PM e i magistrati si stanno comportando tutti da anti-juventini, che le informazioni che poi portano ad accusare la Juventus le prendono dalle testate giornalistiche di proprietà di chi? Chi lo può mai sapere? Chi può mai sapere a chi appartengono queste testate giornalistiche? Naturalmente al sistema Juventus, che è sempre creato da Moggi. E proprio per questo io vi faccio sentire queste intercettazioni, perché, anzi, questa non è un'intercettazione, è un controinterrogatorio. Perché è molto importante che molti di voi ancora non si sono fatti un'idea, soprattutto gli anti-juventini, di come stanno andando le cose, di come proseguono le cose, di come sono partite nel 2006, anzi prima, e di come stanno andando avanti ancora adesso. Tanti mi dicevano, Pietro, ma fai sentire le intercettazioni di 20 anni fa, che senso ha? Report, lunedì, fa un servizio su Calciopoli. Quindi il lavoro che sto facendo io, si vede che a qualcuno è arrivato perché, ma non fa un, attenzione, Report non farà un servizio su Calciopoli a favore della Juventus, naturalmente farà un servizio su Calciopoli dove farà sentire solo esclusivamente le intercettazioni che vanno bene a loro, perché la chiavetta di Moggi l'hanno già buttata nell'immondizia, tant'è che io ho cercato tantissime cose sulla chiavetta di Moggi e non si trova assolutamente nulla. Quello che io, le informazioni che vi porto, non vengono dalla chiavetta di Moggi, mi sto facendo un mazzo così per cercarla, ma non la trovo. Ho contattato anche vari youtuber molto più grossi di me, ma non si sa assolutamente niente. Anche qualche giornalista e lui stesso mi ha detto che assolutamente non se ne sa nulla. C'è qualcuno che ce l'ha, ma non esce fuori niente. Quindi questi video sono non vecchi, attuali, attualissimi, ed è per questo che dovete condividere. A più non posso. Il video finisce qui. Ditemi voi nei commenti che cosa ne pensate. So che sono di qualche anno fa, ma è attualissimo perché vediamo ogni volta che esce fuori un titolone sul giornale parte un'inchiesta da parte della procura di Torino o di Napoli. Comunque un procuratore si smuove.
Se siete arrivati fino a qui, siete dei supereroi e dei veri Juventini. Non vi resta che condividere questo video, aiutarmi a far girare la notizia il più possibile, soprattutto questa vergogna. Mettete un bel like, commentate qui sotto. L'iscrizione è totalmente facoltativa, se volete fatelo, altrimenti anche no. L'importante è che condividiate questo video. Io vi saluto, ciao aio!